Berra Entertainment è uno studio di sviluppo finlandese di indiscusso talento. Lo hanno dimostrato i primi due capitoli della serie Flatout e Ridge Racer Unbounded, sorta di reboot della storica saga Namco. Adesso è tempo di tornare alle origini, con un progetto totalmente indipendente. Si chiama NextCar Game e, bisogna ammetterlo, non è partito sotto i migliori auspici. L'intento del team finlandese era quello di raccogliere fondi su Kickstarter, ma l'obiettivo prefissato non è stato raggiunto. Consapevole della passione dei fan, Bugbear ha comunque deciso di andare avanti e rendere i giocatori partecipi dello sviluppo, con un'operazione che ricorda in parte quella attuata da Slightly Mad Studios con Project Cars. Il titolo, sebbene lontano dal completamento, può essere preacquistato partendo da un prezzo iniziale di circa 23 euro, con la possibilità di scegliere tra varie fasce. Più soldi vengono offerti, maggiore ovviamente è il coinvolgimento che si avrà nello sviluppo. Tutti i pre-order offrono l'early access su Steam, e proprio dall'ultima build rilasciata partiamo per darvi le nostre prime impressioni. Trattandosi di una versione ancora lontana dal completamento, NextCar Game non offre oggi una vasta gamma di scelte, sono disponibili soltanto due auto e tre circuiti. L'obiettivo in gara non è solo quello di arrivare per primi al traguardo, ma possibilmente farlo con la macchina ancora intera, operazione quest'ultima praticamente impossibile. L'intelligenza artificiale degli avversari fa sì che le gare si trasformino immediatamente in vere e proprie battaglie. In NextCar Game l'etica è un inutile optional, ma allo stesso tempo non si tratta di un emulo di Burnout, dato che l'obiettivo non è espressamente quello di far fuori le macchine avversarie, tranne nei Destruction Derby, ma semplicemente prendere in considerazione l'idea che tutto, davvero tutto, sia lecito. A sorprenderci maggiormente durante la prova è stata la tanto decantata simulazione della fisica, la quale riesce a gestire realisticamente quasi tutti gli elementi presenti sullo scenario, che di fatto possono essere distrutti dalle auto impegnate in gara. Muri di protezione, piloni che sorreggono ponti, cartelloni pubblicitari e altro ancora. Tutto è distruttibile e soprattutto genera detriti, pronti a danneggiare qualsiasi altro malcapitato. Ancora più interessante è vedere come anche ogni singolo elemento delle auto possa essere distrutto. In certi casi c'è persino il rischio di non riuscire a completare la corsa, specialmente in quelle situazioni in cui vengono gravemente danneggiate le sospensioni o altre parti che consentano il corretto funzionamento della vettura. Certo, la build ancora incompleta ha mostrato il fianco a qualche imperfezione di troppo, ma si tratta di piccoli difetti che dovrebbero essere risolti in tempo per la release definitiva, prevista per la prossima primavera. Bugbear Entertainment vuole realizzare un erede spirituale di Flatout dedicato soprattutto ai fan, che tenga conto delle loro richieste e desideri. NextCar Game appare in questo senso come un progetto dalle idee ben precise. Riprendere il meglio dei vecchi Flatout e proporlo all'ennesima potenza, grazie alle tecnologie di ultima generazione, e da queste prime ore di gioco sembra ci stia riuscendo perfettamente. Se avete amato Flatout, se desiderate un Demolition Derby di nuova generazione, potreste seriamente considerare il supporto alla causa di Bugbear, anche perché, come vale per tutti i progetti nati nell'era del crowdfunding, a finanziamenti più ampi e generosi corrisponderanno maggiori risorse a disposizione degli sviluppatori per aggiungere nuove feature, compreso un ipotetico sbarco sulla next gen di Sony e Microsoft.